Buongiorno ragazzi e bentornati al canale. Oggi mi è apparso sulla homepage un video di un fellow youtuber, Danny Scalà, che non seguo ma ovviamente conosco di nome. E dato che ho visto il video ieri, mi aveva detto una cosa del tipo che aveva messo su 12 kg in tipo 3 mesi. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Grandissimi, ebbene sì, l'avete letto dal titolo, anzi a grandissima richiesta da parte vostra. Oggi finalmente vi farò vedere la mia attuale dieta di massa, la dieta che mi ha permesso negli ultimi 3 mesi di guadagnare più o meno 12 kg di massa, e devo dire massa anche abbastanza pulita. Non ci avevo fatto troppo caso, e poi oggi però, mentre stavo impostando un programma di massa per un altro ragazzo che lavora con me, letteralmente mi ha detto: ah, volevo poi chiederti, ma quanti chili posso mettere? E io ho detto: ma perché? Perché ho visto un video di uno youtuber, bla bla bla, e io gli ho detto: ah, quello di Dennis, sì. E quindi volevo fare questo video non per parlare male di Dennis, anche perché non lo conosco, ma semplicemente per informare e dire un attimino come la penso io, per essere sicuro che abbiamo veramente delle aspettative reali e vere per chiunque inizia con la palestra e chiunque vuole mettere su massa muscolare. Dennis, appunto, non ho visto il suo video, ma mi sembra che ha detto che ha messo su 12 kg in 3 mesi, nel titolo ha messo 14 kg, si prova sempre a spingere un pochino di più col clickbait. E allora ho letto un commento, diceva che è iniziato aprile, ho visto un video vecchio, ho visto la sua forma fisica prima e dopo, non mi sembra, almeno a me personalmente, di vedere questi 12 kg sul suo, diciamo, sulla sua struttura. Ma questo sono solo io, non seguendolo bene, non lo so. Però ci tenevo a parlare un attimino di cosa fossero appunto degli obiettivi realistici e essere sicuro che appunto non ci siano altri ragazzi che magari vedendo quel video vogliono anche loro, sperano di riuscire a mettere 12 kg di massa in 3 mesi solamente, e appunto puntano a quello che poi, se non lo fanno, si sentono dei falliti. Dennis è alto, se non mi sbaglio, 1,90, quindi è molto alto, quindi proporzionalmente può mettere su molti più chili e si noterà di meno sul suo fisico, però 12 kg di puro tessuto muscolare è impossibile da mettere in 3 mesi, anche se uno appunto non è naturale. E penso che Dennis sia naturale, ha un fisico pazzesco, e però anche 12 kg in 3 mesi non sarebbe nemmeno facile da mettere su per una persona che usa sostanze dopanti. E il video di oggi sarà molto simile a un video che avevo fatto qualche anno fa sulla trasformazione di Ayam Adda, che anche lui aveva messo su tipo 14 kg in pochi mesi, e ci sono alcuni, diciamo, punti che vorrei toccare. Se noi andiamo a guardare la tabella di Lynn McDonald, che è più o meno una tabella che ha messo insieme per vedere il tasso di crescita naturale possibile, vediamo che con ogni anno di allenamento diventa molto più difficile mettere su massa muscolare, e mentre nel tuo primo anno di allenamento magari riesci a mettere su 12 mesi di allenamento perfettico, se hai una buona genetica e stai facendo tutto in maniera ottimizzata, potresti mettere su anche 7-8 kg di massa muscolare, ma con il passare degli anni e continui ad allenarti, questo tasso di crescita naturale si dimezza con ogni anno che continui ad allenarti. E Dennis chiaramente se ne è andato tanto, quindi il fatto che riesca a mettere 12 kg in 3 mesi è abbastanza irrealistico, sicuramente naturalmente, sicuramente anche se fa uso di sostanze dopanti, che probabilmente non lo fa, ma diventa un tasso quasi impossibile da raggiungere e da mettere su. Quindi cosa vuol dire che ha messo su 12 kg? Probabilmente, anzi sicuramente, non è solo massa muscolare, sarà avvenuto con questa presa di massa anche sicuramente un po' di grasso, e se sul fisico non si nota così tanto, probabilmente anche perché avrà i depositi, le sue riserve di grasso per genetica, magari in punti del corpo che non ci ha mostrato, ad esempio le gambe, o anche perché semplicemente il grasso sulla sua struttura, che è una persona alta, si deposita, diciamo, più uniformemente e non si nota così tanto la differenza sul fisico, proprio perché proporzionalmente al suo peso in percentuale non è così elevata. Un'altra cosa, questi 12 kg molto probabilmente saranno anche dovuti a un accumulo di acqua e di glicogeno corporeo che viene da una fase di massa, da una situazione di surplus calorico con la dieta. Quindi questo è quello, diciamo, che penso io generalmente. Se dovessi proprio, come dire, fare una scommessa, penso che se lui veramente ha avuto una differenza di 12 kg in così pochi mesi, penso che sono successe qualche cosa. Magari il primo giorno prima di pesarsi, il giorno prima ha mangiato apposta molto di meno, così che poi quando si è pesato il peso era più basso. Magari adesso, per pesarsi nuovamente, ha mangiato molto di più la giornata precedente appunto alla pesatura, così che appunto pesasse di più.
per questo magari abbiamo visto i 12 kg, oppure semplicemente non sono 12 kg, sicuramente non sono 12 kg di massa muscolare di tessuto magro, ci sarà sicuramente un po' di grasso, ci sarà sicuramente un po', anzi un bel po' di glicogeno, e noi sappiamo che con ogni grammo di glicogeno, che sono i carboidrati che stanno, che vengono appunto messi nelle riserve nel muscolo, porta con sé anche 3-4 grammi di acqua, quindi molto probabilmente si sarà gonfiato anche di acqua. Poi non so se magari ha ripreso ad allenarsi dopo un periodo di stop, quindi grazie alla memoria muscolare ha rimesso su più volume, più massa, più facilmente. Tutte queste potrebbero essere delle potenziali spiegazioni dei suoi più 12 kg in 3 mesi. E ripeto, io penso che Dennis abbia un grandissimo fisico e mi piace anche il suo contenuto, quel poco che ho visto, ma voglio essere sicuro che non ci siano delle aspettative false, perché non dovremmo puntare a mettere 12 kg in 3 mesi, a meno che non vogliamo partecipare a una gara di sumo, a meno che non vogliamo fare un dirty bulk perché appunto siamo veramente magrissimi e dobbiamo mettere su così tanto peso. Ma se no è molto più consigliato, anzi appunto abbiamo visto che il tasso di crescita muscolare naturale è molto basso per un natural, e ok, fare totalmente lean gains e mettere solo massa, tessuto magro, anche in una fase di surplus, una fase di costruzione muscolare, è praticamente impossibile. Se abbiamo, diciamo, una ripartizione di nutrienti ottimale, magari possiamo mettere per ogni chilo di massa muscolare, magari ci mettiamo su un chilo di massa grassa, purtroppo per un natural è un pochino così, quindi ci sta che il suo aumento di peso non sia solo massa muscolare, ma anche grasso, acqua, glicogeno e altri fattori, e però noi dovremmo puntare a un massimo di un chilo e mezzo se stiamo in una fase di costruzione muscolare, perché più di quello vorrebbe dire che veramente stiamo mettendo su troppo grasso rispetto alla massa muscolare che stiamo andando ad aggiungere. Purtroppo per un natural ci vuole tempo, e qualsiasi trasformazione rapida di peso in così pochi mesi non è consigliata, sembra molto improbabile per la maggior parte di noi, e risulta veramente, rischia di risultare in molto molto accumulo di grasso troppo rapidamente, invece che una fase appunto di costruzione muscolare, un investimento fatto bene. Infatti se vogliamo fare una massa fatta bene dovrebbe durare 6 mesi, 12 mesi, 18 mesi per un natural, non 3 mesi, e non appunto se c'è delle aspettative create da quel video. A me quella è la cosa importante, che una persona non guarda quel video e pensa: ah cavolo, 12 kg lo faccio anch'io, inizio a mangiare tutto quello che vuole, perché io l'ho fatto in passato una fase di dirty bulk, in 6 mesi sono passato, veramente avevo un fisico decente e ho messo su un sacco di peso, metto una foto sullo schermo in questo momento, quindi penso di sapere quello di cui sto parlando. Ho fatto anch'io lo stesso errore pensando che più mangio, no? Eat big to get big, più mangio e più divento grosso, ma abbiamo uno studio che dimostra proprio questo, che un surplus calorico esagerato non fa nient'altro, non aumenta in modo significativo la presa o il tasso di crescita di tessuto muscolare, l'unica cosa che fa è aumenta quanto grasso, la rapidità con cui stiamo mettendo grasso, quindi quella proporzione di surplus calorico così esagerato viene ripartito ancora di più in massa grassa e non nel costruire massa muscolare. Purtroppo il tasso di crescita da natural è molto limitato, quindi dobbiamo fare le cose lentamente, prendere tempo, ci metteremo molto di più di quanto non pensiamo e non crediamo. Infatti per un natural molto probabilmente una condizione, diciamo, di punta si raggiunge nemmeno dopo mesi, ma dopo anni di allenamento con un sovraccarico progressivo fatto bene, in cui proviamo a diventare più forti, facciamo più carico, facciamo più rep con lo stesso carico, ci focalizziamo sui multiarticolari, e la dieta è solamente a supporto con un minimo surplus calorico, il minimo necessario, diciamo, per poter appunto dare abbastanza energia al nostro corpo e per costruire appunto nuovo tessuto muscolare. E in realtà un surplus non è nemmeno necessarissimo, nel senso che anche a mantenimento in deficit calorico si può costruire massa muscolare. Chiaramente se lo vogliamo fare in maniera ottimizzata, allora fare un surplus calorico è la strategia migliore e più rapida. Ma ancora, per favore, 12 kg in 3 mesi, quando le mie orecchie lo sentono veramente piango, ma perché mi dispiace per il messaggio che può essere appunto mandato in giro. E che Dennis l'abbia fatto non è su quello che stiamo discutendo, perché magari il suo fisico lo mette, lo deposita in punti strategici che noi non riusciamo nemmeno a vedere, e magari lui appunto per una struttura così grande, per tutte le altre variabili che abbiamo parlato, magari effettivamente ce l'ha fatta, ma altrimenti per gran parte di noi, secondo me, è da evitare qualsiasi tipo di presa di peso rapida o così rapida, anche perché si è proprio visto in tantissimi studi che se noi vediamo le malattie cardiovascolari, le malattie metaboliche, tutte queste malattie, diabete, queste cose qua, tutti questi markers di salute, se noi mettiamo su troppo peso e quindi siamo in un surplus calorico esagerati, peggiorano tutti.
ok? Quindi comunque anche per la salute non è salutare mettere su così tanto peso in così poco tempo, a meno che appunto non stai proprio in una situazione di starvation, oppure sei super anoressico, ti è stato raccomandato e consigliato di mettere su così tanto massa muscolare, ma allora a quel tempo o comunque peso, ma allora se quello è il caso, meglio che appunto ascolti i tuoi dottori e fai le cose così. Però Danny, spero che non ti sia arrabbiato per questo video, non ho niente veramente contro di te, semplicemente volevo farlo per informare le persone così che sanno cosa aspettarsi e quali sono delle aspettative realistiche. Io spero che vi sia piaciuto il video, sarei curioso di sapere la vostra qui sotto, spero veramente, non prendiatela male, non iniziamo con gli insulti o altro, non c'è niente di quello in questo video, era solo per informazione. Grazie di tutto il supporto, lasciateci un like se ti è piaciuto, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.